proseguono i lavori di riassetto e messa in sicurezza della viabilità a Ponte Corvo, un progetto che arriverà poi fino al ponte. Quasi finiti i lavori sulla rotatoria di via Manzoni, via Stoppato, il cantiere sta proseguendo e gli operai sono al lavoro per la modifica della viabilità in questo punto. La rotatoria è stata disassata, spostata per consentire il cambio della viabilità. Sarà una modifica radicale, verrà istituita una zona riservata ai pedoni e una alle auto che saranno così trasferite di qualche decina di metri. La parte sulla destra della porta sarà pedonale, le auto non passeranno più e passeranno invece sulla parte a sinistra. Per quale motivo? In questo modo si crea una collocazione della porta più monumentale. Una soluzione che dovrebbe accontentare le esigenze sia di auto che dei pedoni, come fatto alcuni anni fa ad esempio al Portello, con la porta che non deve essere più una sorta di spartitraffico ma un vero e proprio monumento. Questa è una zona molto importante, è l'ingresso al centro dal lato del Santo di Sant'Antonio, ma la zona di Ponte Corvo è stupenda, una delle parti più belle di Padova. Intanto è già stato finanziato l'intervento successivo per migliorare piazzale Ponte Corvo con l'allargamento della zona pedonale verso il ponte, 400.000 euro per la porta e poi già a bilancio 800.000 euro per sistemare il piazzale fino al ponte.